Prosegue a Modica il dibattito sull'attuale situazione finanziaria del comune. Dopo il quadro delineato nei giorni scorsi dal gruppo consigliare del PDL, che ha parlato di un ente sull'orlo del dissesto finanziario, oggi l'assessore al bilancio Santina Amoroso ha esaminato i dati relativi agli ultimi 4 anni e gli obiettivi che il comune si prefigge di raggiungere per compensare le spese senza gravare sulle tasche dei cittadini. La situazione dell'ente è critica, ha dichiarato Amoroso, a causa dei tagli dello Stato e dei ritardi della Regione nell'erogazione dei finanziamenti. Ma per Amoroso l'obiettivo principale attualmente è la copertura dei servizi essenziali, tra i tanti il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Stiamo intraprendendo una lotta, chiamiamola lotta, una verifica delle persone iscritte, per come sono iscritte, per come hanno dichiarato, per quello che hanno dichiarato, sempre senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini di natura, ecco, chiamiamolo così, usuraia.